Secondo spazio dedicato al comune di Castelfocognano-Rassina. Allora Russo, se le dico strada regionale 71, gli vengono in mente strani pensieri? No, non è che mi vengano in mente strani pensieri, anche perché è una strada di grande comunicazione che serve tutta la vallata del Casentino, anzi potrei quasi osare dire che è la principale, è l'unica che attraversa il Casentino e ci permette di far passare tutti quelli che sono i prodotti che vengono realizzati nel nostro territorio e portare quello che sono i turisti, i servizi nel nostro territorio. Come tutte le grandi statali, come le strade che attraversano i centri urbani, possono arrecare dei disagi, quali potrebbe essere appunto il traffico nelle ore di punta e, o trovare persone magari che sono un po' più indisciplinate e vedere che si succedono su quel tratto di strada, anche nel centro abitato, degli incidenti stradali, meno male fino a oggi non gravissimi, ma insomma creano disagio, anche perché poi attraversa in due la piazza principale del paese, tagliandola proprio in due questa piazza, e ci sono molte volte anche per creare delle manifestazioni. E questo è un aspetto proprio, ecco, il carnevale. Su il dito nella piaga, proprio questo, perché di fatto voi siete interessati da un volume di traffico notevole che sicuramente genera delle controindicazioni per effetto personale. Posso capire certe tematiche, visto che anch'io abito in un centro che è interessato da un grande volume di traffico. Sicuramente la soluzione che avete adottato, mi pare, togliendo il semaforo della deviazione lì verso, a suo tempo, verso Talla, ha dato più respiro? Non so se... No, lì non, il semaforo non c'è, non c'è mai stato. Non c'è mai stato. Cosa mai c'era stato lì allora? C'era una situazione che, insomma, il traffico era sempre condensato. Lì diciamo che una decina di anni fa su Rassina è stata introdotta dalla provincia la terza corsia per rendere più fluido il passaggio, cosa che ha sì forse migliorato un pochino la situazione, però non molto. È che la 71 sul centro abitato di Rassina è una questione complicata, perché a differenza di quello che può essere il corsalone, anche perché non ci sono vie di scappatoio, esatto, il corsalone dove è previsto ora un progetto per fare un passaggio esterno, o quello che poi è avvenuto anche su Bibbiena, e su Rassina la cosa è molto complicata perché, come dicevo all'inizio, è forse il punto più stretto della vallata, non dove noi abbiamo una sopraelevata, ecco, la 71, e a 50 metri abbiamo l'Arno, quindi è una situazione complicata. Va tenuta sotto controllo, c'è tutta una serie di controlli, devo dire, da parte delle forze dell'ordine che stanno facendo per me un ottimo lavoro, però insomma c'è da fare molto in quel punto. Allora Remo, invece la domanda la voglio integrare a lei, che è anche un operatore economico importante della zona. C'è forse il problema, forse è più profondo. Il problema della 71 è un problema profondo che non parte solamente dal centro abitato di Rassina, ma è un problema che parte sicuramente da Rezzo per arrivare fino a Bibbiena Soci, e lo stesso passo di Mandrioli, chiaramente. Pertanto è un problema che caratterizza tantissimo e penalizza tantissimo anche tutti gli stabilimenti che ci sono. Pensate che c'è un cementificio importantissimo, Rassina, e c'ha tutti i giorni dei trasporti con i camion di cemento molto importanti, e chiaramente abbisognerebbero di punti di comunicazione un attimino più fluidi. Certo che noi ci troviamo con questo tipo di comunicazione, dobbiamo adattarci, anche se nel tempo sono state più volte sia dalla regione che dalla provincia provate a studiare delle soluzioni mai poi riuscite, anche perché tutte le bretelle che sono state fatte, fra cui non ultima quella di Santa Mama, hanno snellito di poco e niente le problematiche del traffico. Problematiche che esistono tantissimo, purtroppo, come diceva anche il Russo, e più volte al nostro sindaco io gli ho segnalato anche in consiglio comunale, sono quelle relative all'incrocio di piazza Mazzini e Rassina, che è veramente pericoloso. Io più volte ho cercato di portare soluzioni e se ne è parlato anche insieme, non è che ci siamo affrontati in maniera poi eccessiva, però
sono problematiche che se venissi eletto io cercherò di risolvere, perché ci sono dei punti, in particolar modo negli incroci, che immettono sulla regionale 71 molto pericolosi e di poca visibilità. La linea ferroviaria. La linea ferroviaria è un'altra cosa che in Casentino si è sempre cercato di sviluppare, ma è rimasta sempre secondaria. Oltretutto, non a caso, anche negli ultimi tempi, se non sbaglio, gli è stata ridotta anche la velocità dei treni, e ad oggi percorrere con un treno la tratta Rassina-Arezzo in 50 minuti diventa un po' problematico. La linea ferroviaria sicuramente è utilissima per i pendolari che vanno a lavorare in località diverse, per i ragazzi in particolar modo che frequentano le scuole della città di Arezzo, le scuole che sono a Bibbiana e Poppi, ma senza svilupparla un attimino in un modo più strutturale, la linea ferroviaria resta molto secondaria, perché in particolare per il trasporto merci, che era stato ideato negli anni dei tronchetti anche abbastanza, dovevano essere funzionali, non sono mai stati funzionali, perché prima cosa il binario solo chiaramente penalizza tutta la linea ferroviaria, e nello stesso tempo un trasporto fatto su rotaie invece che su ruote c'ha dei tempi molto più... Bene. Io questa domanda la voglio integrare anche non solo al candidato sindaco, ma anche al presidente uscente dell'Unione dei Comuni, perché questo è un problema che interessa, va valutato proprio nell'ottica comprensoriale, questo punto delle grandi comunicazioni e soprattutto il rapporto ferrovia e 71. La ferrovia è un qualcosa che io reputo per il Casentino indispensabile, indispensabile per gli studenti, perché noi dobbiamo dire che in questo momento gli studenti che dal Casentino vanno a Arezzo e anche viceversa, perché noi abbiamo anche delle scuole in Casentino che sono attrattive verso da Arezzo, quindi insomma è un qualcosa di fondamentale e che va portato avanti. E può diventare un'ulteriore valvola di sviluppo la nostra ferrovia, e mi spiego. Con la lungimiranza della ciclopista, noi ci troviamo di fronte al fatto che possiamo con il treno, dato che la ciclopista si aggancia a diverse stazioni ferroviarie, poter anche sviluppare un'idea di turismo. Anzi, va anche detto che grazie alla Regione Toscana ci sono già alcuni treni dove c'è già la predisposizione per andare a utilizzare e posizionare le biciclette. Quindi, insomma, siamo di fronte a un qualcosa che deve essere sviluppato. Al momento LFI lo sta gestendo bene, c'è molto da migliorare, quello che va a migliorare, bisogna migliorare poi la sicurezza per quello che riguarda poi le norme che ci vengono date anche dall'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza, per fare in modo tale che questa velocità che è stata temporaneamente ridotta possa tornare a quelle velocità che possano dare anche poi dei tempi di percorrenza accettabili. Russo, sul treno lei cosa ha da dire? No, condivido pienamente quello che hanno detto loro poc'anzi. La ferrovia è l'unica alternativa alla strada, perché se consideriamo che per qualsiasi modo si possa fermare la strada, la ferrovia sarà l'unico mezzo che ci potrà mettere in collegamento in forma diretta tra Casentino e quello che è tutto il resto della vallata. Va sviluppata sicuramente questa opportunità. La valutazione delle merci con i famosi tronchetti di cui si parlava non è stata ben recepita, forse sicuramente dalle aziende o dai costi che sicuramente ci saranno per poter utilizzare in tal senso questa opportunità che è stata dalle aziende. Il discorso della mobilità degli studenti, delle persone, è ben venga, perché come diceva prima Massignano, non è solamente andare verso Arezzo, ma è anche per venire su Bibbiena. Ci sono tante condizioni che potrebbero essere migliorate sicuramente, una per tante quelle della velocità, che da quello che avevo sentito dire dalle voci di corridoio che girano dovrebbero rivalutare un attimino questo discorso, dovrebbero riportarla quantomeno a 70 km orari e non lasciarla a 50. Questi sono i rumori del corridoio. Va bene, vorrei in 40 secondi il rapporto con le frazioni, una volta
sarete eletti sindaco. Voi avete frazioni importanti come Salutio, Carda e Pieva Socana, che è un capitolo a parte poi, e lo affronteremo in maniera differente. Ecco. Le frazioni sono importanti per il nostro territorio, anche perché nelle nostre frazioni ci sono dei borghi stupendi, delle opere d'arte stupende da andare a vedere, non ultima l'aria etrusca che abbiamo lì a Pieve. Sono tutte situazioni che secondo me andrebbero rivalutate. La cosa che io terrei maggiormente a fare, nella mera ipotesi la popolazione accordasse quello che è il mio pensiero, è essere presente nel territorio, essere presente nelle frazioni, prima ancora che le frazioni vengano da me, perché il contatto col territorio non si può perdere. Il comune, sì, è vero, è un edificio che sta lì fermo, però il sindaco o gli amministratori possono muoversi e andare a cercare il problema, se c'è mai un problema, o a valutare quello che sono le condizioni del territorio. Sestini. Ma io sono nato a Salutio, quindi voglio dire, una delle frazioni gli per antonomasia. Salutio si chiamano Salutiesi? Salutiesi, sì. Pievarini. No, comunque il rapporto con le frazioni, è, come ho fatto in questi 5 anni, deve essere continuo e presente da tutti i punti di vista, perché a un certo punto noi abbiamo, come già è stato detto qui, dei piccoli tesori. Abbiamo una chiesa Salutio che è fantastica, l'area etrusca che l'11 maggio andremo ad inaugurare dopo dei lavori di riqualificazione. A Carda abbiamo la Madonna Robbiana, cioè abbiamo dei grandissimi tesori. Naturalmente dobbiamo fare in modo tale di viverle queste frazioni. Viverle, vi faccio un esempio, cioè noi andiamo con il nostro comune da Rassina, che è a Fondovalle, andiamo a Carda, che è quasi in Prato Magno, e io vi posso assicurare che c'è bisogno sempre di un contatto continuo, perché molto volentieri d'inverno dal Fondovalle, da Salutio, non siamo in grado di sapere se a Carda nevica, c'è il ghiaccio, se è l'ora che parta lo spalaneve, o se il pulmino o lo scuolabus è in grado di partire in sicurezza, quindi presenza continua. Bene, allora riprendiamo proprio da questo aggancio, però ci dobbiamo fermare perché abbiamo lo spazio pubblicitario, do un minuto in più proprio perché voglio capire come si può meglio migliorare il rapporto tra centro e periferie. A tra poco, restate con noi.